Ciao a tutti, oggi preparerò con voi una deliziosa pasta cacio e pepe. Sembra facile da farsi, ma non lo è. Seguite queste istruzioni e vedrete che otterrete un risultato delizioso. Una pasta molto molto semplice, fatta soltanto con tre ingredienti che però se fatta bene vi darà delle soddisfazioni enormi. Iniziamo! La ricetta, come vi dicevo, è molto veloce, per cui la prima cosa da fare è portare sul fuoco una pentola piena d'acqua. Il consiglio che vi do è quello di usare la metà dell'acqua che usate solitamente, perché ci occorre non disperdere l'amido. Messo il sale, attendiamo che arrivi a bollore. La prima cosa che voglio dirvi e che dovete seguire è che c'è bisogno del pecorino romano. Soltanto il pecorino romano di stagionatura media riesce a contatto con l'acqua calda, così come faremo dopo, a rimanere cremoso e non fare i grumi, a differenza dei formaggi stagionati. Prendete il pepe in grani e con il batticarne rompeteli. Se avete un macinino, va bene lo stesso. Perfetto, ci siamo. Adesso in una ciotolina grattugiamo il pecorino romano e una volta grattugiato tutto ce lo mettiamo da parte. L'acqua bolle, mettiamo gli spaghetti. Accendo sotto la padella a fiamma dolce e vado a mettere circa tre quarti del pepe spezzettato. E lascio tostare a fiamma dolce per qualche minuto. Appena inizierete a sentire il profumo, aggiungete in padella due mestoli di acqua di cottura, alzate la fiamma e continuate a far cuocere. 2 minuti circa prima della fine della cottura, rispetto al tempo riportato sulla confezione, scolate la pasta lasciandovi l'acqua di cottura da parte, oppure trasferitela direttamente in padella con la pinza. Ora, sempre aiutandovi con la pinza, smuovete la pasta continuamente in modo da farla respirare e farla rilasciare l'amido. E all'occorrenza aggiungete un po' d'acqua di cottura. Facendo sempre attenzione alla cottura della pasta, versate un mestolo d'acqua di cottura in una ciotola in cui andrete a mettere metà del pecorino. La proporzione giusta sarebbe la stessa quantità di acqua e la stessa quantità di pecorino, quindi per esempio 50 g d'acqua e 50 g di pecorino. Mano a mano aggiungiamo l'altro pecorino grattugiato fino ad ottenere una crema abbastanza liquida e senza grumi. Perfetto, ci siamo. Ce la mettiamo un attimo da parte e visto che la pasta al dente, spegniamo sotto la padella, mettiamo la ciotola con la crema di pecorino sopra la pentola calda in cui prima c'era la pasta, in maniera tale da far raggiungere di nuovo temperatura alla crema. E adesso, sempre a fiamma spenta, andiamo a versare, guardate, non ci sono grumi, la crema di pecorino in padella e a fiamma spenta cominciamo a sbattere di nuovo la pasta e a mescolare. Guardate che bella cremina. Se vi sembra troppo liquida, potete aggiungere un po' di pecorino grattugiato ancora. Io corro ad impiattare, altrimenti rischio di buttare via tutto il lavoro fatto finora. Guardate che bella, devo mangiare immediatamente. Guardate, senza grumi. Deliziosa! Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!